Mio padre non era soltanto un uomo. Non ce la faccio, scusate. Scusate. Ci terrei a dire qualcosa anch'io. Non ci credo che non ti ha fatto effetto rivederlo dopo 20 anni, dai. Ma lo sai che me lo immaginavo diverso tuo fratello? Sì, anch'io. Almeno, lo speravo. Lascio la mia dimora a Costa Tesla, unitamente a mio figlio Costa Nicola. Che succede adesso? Non è possibile, quindi zio Nick dovrebbe venire a vivere qua? Questa casa c'ha lo stesso odore di 20 anni fa. Tu lo sai bene che ogni cambiamento lo manda in crisi. Figurati avere un estraneo in casa. Ho capito, sì, è così. Non voglio che Nick lo sappia. Tu non vuoi che nessuno lo sappia. Chi sei? Che vuoi da me tu? Sebastiano, parliamo. Ma non puoi tenermi nascosto una cosa del genere, no? Perché? Ti saresti improvvisamente ricordato di avere una sorella? Potevi smetterla di discutere. Me ne vado proprio di casa. Stai scherzando? Dove andresti, scusa? Mi mancava l'allegra atmosfera conviviale della famiglia, sì. Mi piacerebbe ascoltarti. No. Però sta un pochino meglio ora, no? Come no? Vuole trasferirsi su Marte. Come sta? Come una che non si diverte da una vita. Io sono stufa. Io devo soltanto proteggerlo. Io a te l'ho detto perché di te io mi fido. Perché non mi hai detto la verità? Perché ti sei fatto odiare per 20 anni? Mi dispiace. Tanto. Cosa potevi fare? Esserci. Bel casino. Sì, bel casino. Fino a destra, lui lo sa. Yes!